conti correnti, appalti, mutui e contratti, i PM di Perugia vogliono vederci chiaro sulla gestione del patrimonio immobiliare di Propaganda Fide dal 2004 al 2006, anni in cui il prefetto della congregazione era Crescenzio Sepe, oggi indagato per corruzione aggravata nell'inchiesta Grandi Eventi insieme all'ex ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi. La procura ha indirizzato al Vaticano una rogatoria per sollecitare la consegna di documenti e movimenti bancari. Sotto accusa lo strano affare del palazzo di Via dei Prefetti a Roma, svenduto all'ex ministro per soli 4 milioni di euro contro l'effettivo valore di 9 milioni. Prezzo di favore in cambio, secondo i magistrati, di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per il restauro della sede di Propaganda Fide in Piazza di Spagna a Roma. Soldi elargiti con decreto ministeriale che porta la firma di Lunardi per lavori iniziati e mai portati a termine. E ci sarebbe un secondo finanziamento di 1 milione di euro che Pietro Lunardi nel 2005 concesse alla congregazione per il restauro di due palazzi della Pontificia Università Gregoriana. Ieri l'arcivescovo di Napoli ha letto una lunga lettera rivolta alla città per difendersi dalle accuse di corruzione. I miei bilanci sono stati controllati e approvati dal Vaticano, ha detto. E poi vogliono colpirmi dentro e fuori la Chiesa, ma io ho fatto tutto con massima trasparenza.